Il nostro universo è permeato da una radiazione cosmica di fondo, che è una radiazione a frequenza nelle onde radio, che è stata prodotta durante il Big Bang. Questa radiazione è stata scoperta nel 1964 da Penzias e Wilson e ha ricevuto moltissimo interesse fino ad ora, perché tramite essa siamo riusciti a capire moltissimo delle fasi iniziali dell'evoluzione del nostro universo. La temperatura di questa radiazione, se noi guardiamo il cielo, è estremamente uniforme, in tutte le direzioni, a parte piccolissime fluttuazioni dell'ordine di una parte su 100.000. Il fatto che questa radiazione sia così uniforme ha posto dei seri problemi ai cosmologi perché non è chiaro, come mai regioni così distanti tra di loro nel cielo e quindi nello spazio siano riuscite a raggiungere la stessa temperatura. Questo problema, conosciuto come il problema dell'orizzonte in cosmologia, è stato risolto tramite una proposta teorica da Alan Guth negli anni Ottanta. Alan Guth ha postulato che queste regioni abbiano raggiunto la stessa temperatura perché erano fisicamente connesse immediatamente dopo il Big Bang. Ma a causa di un'espansione estremamente rapida, detta inflazione, queste regioni si siano progressivamente e molto rapidamente, in maniera esponenziale, separate tra di loro e quindi mantenendo allo stesso tempo memoria delle loro condizioni iniziali, che erano circa le stesse. Questa è la teoria dell'inflazione. Durante questo periodo inflazionario, caratterizzato da questa estrema espansione dell'universo, un altro fenomeno ha avuto luogo. Questo è il fenomeno della generazione delle onde gravitazionali. Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, qualsiasi massa con una distribuzione, non perfettamente simmetrica, se è messa in moto, genera, delle onde, quindi delle piccole, increspature nella struttura dello spazio-tempo, che sono dette onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali, secondo la teoria dell'inflazione, devono essere state prodotte in maniera copiosa durante la fase inflazionaria. Per questo sono dette onde gravitazionali primordiali, che sono simili, benché diverse nel loro meccanismo di generazione, da quelle, ad esempio, emesse quando due buchi neri spiraleggiano uno intorno all'altro e alla fine coalescono. Anche in questo processo vengono emesse delle onde gravitazionali che noi tentiamo di rivelare con i nostri telescopi gravitazionali. Queste onde gravitazionali, invece, di cui ci stiamo occupando oggi, che sono state l'oggetto della scoperta dello strumento Beechcraft 2 di ieri, 17 marzo del 2014, bene, queste onde gravitazionali dunque hanno impresso la loro presenza sulla radiazione di fondo cosmico e quindi hanno aggiunto delle piccole corrugazioni alla temperatura, al campo di temperatura che noi osserviamo nel cielo, e queste piccole corrugazioni, quindi queste deviazioni dall'uniformità, sono state osservate tramite il telescopio Beechcraft 2 di cui abbiamo avuto notizie in questi giorni. Il telescopio Beechcraft 2 è un piccolo telescopio di soltanto 25 centimetri, che aveva un chiaro scopo, cioè quello di osservare esattamente questo fenomeno, cioè di osservare la segnatura delle onde gravitazionali primordiali prodotte durante l'inflazione sulle corrugazioni del fondo cosmico a microonde. Questo telescopio, posto al polo sud, vicino alla base Amundsen, del Polo Sud e gestito primariamente da un pool di università americane campeggiate tra l'Università di Harvard, ha ieri scoperto la presenza di queste onde gravitazionali e della loro traccia sul fondo cosmico a microonde. Questo esperimento, di importanza capitale, secondo forse soltanto alla scoperta del fondo cosmico a microonde stesso, ha dunque raggiunto due obiettivi importantissimi allo stesso tempo. Da una parte ha confermato la presenza di
delle onde gravitazionali predette dalla teoria della relatività generale di Einstein, e allo stesso tempo ha anche confermato l'esistenza di questo processo di espansione accelerata, di superaccelerazione, dovremmo meglio definirla, detta inflazione, che fino ad oggi aveva soltanto una base puramente teorica. Possiamo quindi dire che queste due evidenze messe insieme rafforzano in maniera incredibile la nostra conoscenza delle fasi iniziali del nostro universo.